perché siamo qua? Siamo qua perché purtroppo è uscito il nuovo libro di Piero Angela, edito da Ultra Edizioni, un libro che va comprato ma non va letto, perché potrebbe svelare delle cose arcane. Arcane. Non fare battute già, anche perché l'hai portato. L'ho portato. Il cane, quindi, e quindi era niente, è un libro per elementare, per quegli studenti che non sanno né leggere né scrivere né pronunciare le parole e che si limitano a mugugnare 24 ore su 24 vita naturale durante. E quindi un libro che recupera la cultura divisa in tanti divisi in tanti momenti, ci sono i problemi di matematica, 54 ce ne sono. Quindi quando escono tutti i problemi della matematica, non sono tutti perché ne ho scritti 75. Diamo uno più facile. Nella casa a fianco si fanno 5 riti satanici al giorno. Complessivamente si uccidono 4 galline, 5 nacertole, 3 cuniti e 2 cristiani. L'impianto stereofonico è da paura e tutto il giorno le casse, 2.500 decibel cada una, riproducono tutto il repertorio dei Black Sabbath. La gente del palazzo si lamenta e, per fargli abbassare il volume, ha deciso di recalare alla comunità della casa a fianco 7 vecchi del condominio da sacrificare. Considerando che ogni vecchio è già in fin di vita e pesa in media 15 kg, di quanto abbasseranno il volume delle casse? Risolve. Li ho scritti con Gennaro Di Mario, 75 problemi di matematica, e 54 sono, è una selezione perché abbiamo messo un po' in peggiore. E poi ci sono i temi svolti, perché lo studente nel corso del compito in classe, quando arrivano le tracce, può copiare dal temario, perché il genio crea il fesso, no, il fesso crea, il genio copia, in realtà. Mi piacciono le vie. Che cosa posso fare? Mi piace. Mi piacciono le vecchie, sono molto vecchiate, ma mi piacciono. Mi piacciono. Allora non ci vuole. In faccia c'è la bianca, il cuore c'è la greppe, ma cantano la barca, pagano gli affitti, come se fosse niente. Mi piacciono le vecchie, camminano un po' male, ma mi piacciono. Mi piacciono. Mi piacciono le vecchie, non stanno tanto bene, ma mi piacciono. Mi piacciono. Mi portano un po' al mare, la casa tusitano, le creme sulla mano, ma cantano camise, son vecchie di banali, come se fosse niente, niente. Mi piacciono le vecchie, sospirano di giorno e sì, mi piacciono. Amore? Vedi? Sì. Volete vedere la lingua? No! È vero? Sì. No, ma sai che io? No, tu ce l'hai rosa. Vedi? C'è tendente al lingua corto. Mi chiamate con un po' di memoria. Stavamo imparando un libro, sai questo giro di che ci stavo pensando. Così ci arrestano sotto. E poi ci sono i quiz, insomma c'è un po' è un putpurri. Ma è una collana questa? Sì, all'interno di una collana intitolata Bene di Divisi, di cui il direttore artistico e il curatore Stefano Sarcinelli, l'editore Collana, Michele Cattamo, che ci sopporta e ci supporta. E Stefano purtroppo stasera non può essere con noi, perché è impegnato con cose sue. C'è in collana c'è Mario Marini, il mio grande maestro, c'è Felice Andreasi, altro grande mio maestro, c'è Lorenzo Inghiero, che sta là, Francesca Reggiani, spero di non dimenticare nessuno, e lui.
Vienna e Vanfleet, comprate tutti non leggeri, perché sono utili contro, per esempio il mio, non letto, questo funziona, messo qui, contro questo messo qua, toglie non solo il malocchio, ma anche la cervicale, si è appoggiato qui, cura la cervicale, ma se lo leggete finisce. I libri vanno comprati ma non letti, che poi bisogna pur vantarsi. Olè.